Cosa si intende per amplificazione genomica nel cancro? Allora, per amplificazione genomica nel cancro si intende una delle alterazioni, quindi individuabile come mutazione, che hanno luogo in una cellula e che possono portare alla sua trasformazione in senso tumorale. Per amplificazione si intende un aumento del numero di copie, tale da determinare quindi anche un incremento del prodotto di oncogeni presenti all'interno di un determinato segmento cromosomico. Le amplificazioni genomiche nel cancro sono evidenziabili citogeneticamente sotto forma di cromosomi doppi minuti o double minus o regioni omogeneamente colorate o homogeneous staining regions, chiamate così a causa proprio di un allargamento di una banda citogenetica. È ovvio che l'incremento del numero di copie di tutti gli oncogeni presenti all'interno di un determinato segmento, nonché anche l'incremento delle proteine codificate, può portare a una alterazione dei meccanismi biologici di una cellula, di un determinato tessuto e quindi determinare ad esempio una iperstimolazione verso la proliferazione o un'alterazione del differenziamento. Tutte modificazioni che ovviamente possono avere un ruolo nella trasformazione in senso tumorale di una cellula. Durante questi 2 anni Noi abbiamo appunto analizzato in alcune linee cellulari tumorali contenenti queste amplificazioni se effettivamente fosse verificato il meccanismo della cromotripsi e abbiamo invece verificato il contrario. Per cui con i nostri risultati noi abbiamo messo in evidenza come questo modello non risulta applicabile per determinati tipi di amplificazioni, in particolar modo le amplificazioni dell'oncogene MYC, quindi a nostra volta aprendo un nuovo scenario verso appunto i meccanismi delle amplificazioni che, smettendo anche lavori molto importanti che sono stati pubblicati su Cell, che invece diciamo affermano il contrario. Ovviamente i nostri risultati, che sono stati attualmente pubblicati proprio recentissimamente su Nucleic Acid Research, sicuramente, e grazie anche al sostegno di ALK, come ci auguriamo, saranno proprio mirati a verificare se effettivamente questo modello sia applicabile o meno in ulteriori casi di tumori, comprendenti tumori ematologici e tumori solidi, e comprendenti anche le amplificazioni di altri oncogeni oltre all'oncogene MYC. Il progetto è stato finanziato da AIRC. Quanto è stato fondamentale il ruolo di questo ente? Il ruolo di questo ente è fondamentale per questo tipo di studi, che comunque sono da considerarsi studi di ricerca di base e non studi di natura traslazionale, perché ovviamente diciamo, non c'è una ricaduta immediata sul paziente, dal momento che appunto noi studiamo dei meccanismi molecolari alla base di riarrangiamenti cromosomici. È chiaro che però la comprensione dei meccanismi biologici per il cancro è ovviamente fondamentale anche per l'individuazione di nuove terapie per contrastare la comparsa di queste alterazioni. Quindi il supporto di ALK è fondamentale, primo perché diversamente non si potrebbe accedere alle ultime tecnologie, quali ad esempio il sequenziamento massivo che noi ad esempio abbiamo utilizzato per i nostri studi. E anche diciamo, per quel che riguarda il supporto di giovani ricercatori, perché sono i giovani che sono molto appassionati a questo tipo di ricerca. Io sono a capo di un gruppo composto da ragazzi giovani, talentuosi e pieni di entusiasmo, ed è grazie a loro che poi si riescono ad ottenere determinati obiettivi. Nella mia stessa carriera io sono stata borsista triennale AIRC, per cui posso dire che davvero l'attività di AIRC per supportare attività di laboratori anche piccoli come il nostro è davvero cruciale. Cosa è emerso? Allora, dal momento che i meccanismi molecolari alla base della genesi di questi marcatori citogenetici sono attualmente oscuri e sono stati poco investigati, il nostro laboratorio da diversi anni si occupa proprio di comprendere proprio i meccanismi che sono alla base della genesi di queste alterazioni citogenetiche. Negli ultimi 2 anni in particolare ci siamo dedicati alla verifica dell'applicabilità di un determinato modello, ovvero il modello della cromotripsi, in greco frammentazione dei cromosomi, modello che è stato proposto nel 2011 aprendo un nuovo scenario sulle alterazioni citogenetiche nei tumori.
tumori. In particolar modo questo modello presuppone un evento catastrofico nella cellula, quindi frammentazioni dei cromosomi e riassemblaggio attraverso i meccanismi di riparazione del DNA, assemblaggio di tutti questi frammenti a dare degli arrangiamenti molto complessi, tra cui proprio le amplificazioni genomiche.